Iverucchio supera 2-0 in nuova fetta nel derby a Corsa 3, i punti di distanza dalla vetta occupata da Pietracute e Giammarina. Alla quarta vittoria consecutiva, il rossanero hanno 52 punti, 9 in più del Granata, quarto in classifica. Per il nuova fetta è la terza sconfitta consecutiva, un risultato che riporta i gialloblu nel pieno della lotta per evitare i play-out. Il calendario non è amico, nonostante la doppia partita casalinga con Misano e Sponticciolo. Infine chiusura a Pietracuta con una squadra che sarà ancora presumibilmente in lotta per la vittoria del campionato. Da sottolineare l'iniziativa delle due squadre che hanno realizzato, prima del calcio d'inizio, una partita tra i pulcini. Costa, discepolo di Zeman, riabbraccia Mazzocchi. A rientro dopo le vicissitudini personali, qui il tecnico di casa si lascia andare. Sono particolarmente contento perché oggi tornava in campo un giocatore, un nostro giocatore che ha avuto purtroppo vicissitudini toste, dure, e sono stracontento, strafelice per quello, perché Giacomo Mazzocchi è ritornato in campo. Anzi, volevo fare una dedica, dedico proprio la vittoria e dedico tutto quello che abbiamo fatto fino adesso a Giacomo, perché è un ragazzo serissimo che se lo merita pienamente. La gara vede un nuova fetta all'arrembaggio, Pilotto confermato in avanti a posto di Stefanelli è desideroso di mettersi in mostra, Gori lo segue ma calcia alle stelle. Iverucchio agisce di fascia, traversione di Gianghini, non raccolto al centro dell'area di rigore da nessun compagno di squadra. E la volta dall'altra parte del solito Pilotto, assist per Sebastiani che tergiversa un po' troppo calciando alla fine al lato. Verucchio che colpisce su punizione, Maronci tiene passo e posizione battezzando il pallone lontano dalla propria porta, respingendolo come può. Il nuova fetta è bello ma si specchia troppo, specie quando Sebastiani si interstradisce in un dribbling di troppo. Maggioli chiude lo specchio, il centrocampista recupera il pallone, appoggia per Cupi che, scordinato, non riesce a dare né forza né precisione. Nella ripresa Iverucchio colpisce, punizione respinta corta da Ronci sui piedi del neoentrato Vertaglia che sblocca così la situazione. Vertaglia ancora una volta si dimostra uomo da derby dopo aver segnato anche a Sant'Ermite. Quello che succede dopo è inverosimile, il direttore di gara vede a pallone lontano una gomitata di Raffaelli inflitta all'avversario, espulsione diretta, la seconda di fila immediata dall'ex Samarino, e qui Costa sorride. Rigore è un'interpretazione all'arbitro, il difensore ha colpito quasi a gioco fermo l'attaccante, l'arbitro ha voluto interpretarla così, effettivamente era in aria, ha dato il rigore. Penso che un altro arbitro magari lasciava correre o ammoniva dopo, però a noi ha portato il vantaggio del raddoppio, quindi ci è andata bene. Dagli 11 metri Calà non perdona, 2-0 per il rosanero e vittoria che si avvicina. Il nuova fetta non demorde, torna a giocare sui ritmi del primo tempo, ma con Cupi sciupa l'occasione di riaprire i giochi. Tentativo gialloblu dalla distanza con Rinaldi, ma Maggioli c'è. Infine il portiere di casa compie una super parata sul tiro di Baldinini destinato all'incrocio. Fine delle emozioni, Costa rivolge complimenti agli avversari, mentre Guerra prova ad analizzare a suo modo la partita dei suoi. Sapevamo che loro erano una squadra abbastanza ostica da affrontare, l'abbiamo affrontata in Coppa Italia, in campionato, e ci ha sempre creato problemi. È stata 90 minuti giocati bene da parte nostra, abbiamo giocato i primi 45 minuti alla pari e i secondi 45 fino al 90esimo alla pari, essendo uno in meno. Purtroppo per due ingenuità abbiamo regalato una palla alla ferma al limite dell'area e un calcio di rigore per un'altra ingenuità. In 10, non so se avete notato, ma abbiamo avuto almeno 3 occasioni da gol.